due giornate a Monte Catini Terme, venerdì 10 e sabato 11 maggio, per parlare di problemi legati a traumi cranici e grave cerebro lesioni acquisite, un convegno in occasione della giornata nazionale del trauma cranico, a cui ha partecipato anche il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che ha fatto il punto sull'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, snodo fondamentale nel percorso fra istituzioni e mondo del terzo settore. I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Pistoia hanno eseguito un controllo nei confronti di un esercizio commerciale dedicato al compro oro. Dagli accertamenti sono emerse delle irregolarità. L'imprenditore, che è stato denunciato e avrà una sanzione da 6 a 60 mila euro, ha rimesso tutto in regola e ha riaperto. La Confederazione Italiana Agricoltori nella cornice di Igea Pistoia per un convegno sul riutilizzo dell'acqua in ottica vivaistica e agricola. Un tema centrale negli ultimi anni, soprattutto a fronte dell'emergenza climatica che sta colpendo la Terra, a favore di eventi climatici paranormali, temperature fuori dalle logiche classiche e una necessità sempre maggiore del recupero di risorse. A termine dell'evento è stato anche conferito il premio intitolato al vivaista pistoiese e dirigente CIA Roberto Chiti, scomparso nel 2020. Sono stati inaugurati i lavori di riqualificazione di piazza San Bartolomeo a Pistoia. L'intervento, dal costo di 150.000 euro, è stato voluto dall'amministrazione comunale come parte di un più ampio progetto di intervento nel quartiere che, poco distante, accoglie anche lavori alla piazza San Lorenzo. L'opera ha suscitato un dibattito in città e sollevato alcune perplessità, e l'inaugurazione è stata anche l'occasione per rispondere alle critiche e spiegare il senso delle scelte fatte. Il comune di Pistoia ha ottenuto 5 milioni di euro dal Ministero della Cultura per il progetto di restauro del Teatro Manzoni in attesa del decreto ufficiale. Si tratterebbe dell'ultimo tassello di finanziamenti necessari a raggiungere l'investimento complessivo di circa 14 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro stanziati dal comune e l'importo restante suddiviso tra Fondazione Caripit, Regione Toscana e Ministero della Cultura. Supposizioni, idee, voci e tanti rumors intorno al futuro della pistoiese, ma per adesso di ufficiale nuovo non c'è niente. Sul piatto resta accesa la volontà e la proposta dell'imprenditore Sergio Iorio. Il 14 maggio prossimo è fissata l'udienza davanti al giudice sulla richiesta di liquidazione giudiziale dell'OS Pistoiese 1921 avanzata dalla Procura della Repubblica di Pistoia. Dal punto di vista sportivo quindi la situazione è ancora in stand-by, solo suggestioni di nomi di ipotetici futuri dirigenti che stuzzicano più o meno la piazza.